Oggi tutte le aziende della produzione di risparmio gestito devono per necessità avere un processo ESG SRI. La seconda cosa è che gli stessi investitori si stanno rendendo conto che se l'investimento deve essere di lungo periodo, la sostenibilità di lungo periodo deve passare tramite dei board of director che dicono quello che fanno e fanno quello che dicono. E devono evitare poi di prendersi tutta una serie di multe. Sappiamo abbiamo tutta una serie di esempi dove le società hanno poi trovato i regulator che hanno multato le società per tutta una serie di cose che non erano state fatte a livello anche appunto di SRI o ESG. Ecco che questo porta nel lungo periodo le società a essere virtuose, a stabilire questo dialogo tra board of director e investitore privato per ricevere quelli che sono gli investimenti che arrivano da un canale privato, di fatto. Se no rimarremo sempre su un canale istituzionale e questo sappiamo che poi crea tutta una serie di mancanza di giro di liquidità poi per le società quotate. Noi abbiamo integrato il processo ESG all'interno di tutte le nostre gestioni. Quindi di fatto tutti i nostri prodotti sono ESG compliant e questo ci porta poi a creare dei prodotti, quelli con l'esclusione di alcuni settori e di alcuni titoli, che sono i famosi prodotti SRI. Se vogliamo che i clienti investano nei prodotti nel lungo periodo, dobbiamo aprire un dialogo trasparente tra ciò che è il board delle società e ciò che è l'investitore finale. Se vogliamo un po' rivoluzionare quello che sono gli investimenti, soprattutto il modello low risk che c'è sul mercato italiano, dove sappiamo che il cliente italiano è molto più propenso al mercato obbligazionario piuttosto che quello azionario, dobbiamo garantirgli una maggior trasparenza e una maggiore sostenibilità di lungo periodo. Ecco che i prodotti ESG, il processo ESG affiancato a quello finanziario e il processo SRI affiancato che allo finanziario sono i temi importanti per garantire questa longevità di investimento nel lungo periodo. Certo è che dobbiamo essere in grado di performare in modo simile, se non superiore a quello dei benchmark. Quindi abbiamo creato per esempio per il mercato italiano dei prodotti low carbon emission, sia un global equity che un global bond. In modo molto semplice si capisce qual è la finalità del prodotto. Sostanzialmente noi andiamo a investire in un benchmark, andiamo a proporci di dare quello che sono la stessa redditività di un benchmark, andando a preferire le azioni che sono meno impattanti a livello di carbon emission. Quindi pesiamo un benchmark, pesiamo le singole azioni e ci proponiamo di avere un impatto del 50% rispetto a quello che è il carbon emission del benchmark, dando la stessa performance finanziaria.